Ehi là, ciao a tutti. Questa sera sono riuscito addirittura a trovare un po' di tempo per farne una prima del solito. Proverò a prendere questa Syndra. No, niente, niente, mai niente. Pure quello mi hanno fregato. Boh, pigliamo Yasuo. Non ho mai provato a usare Yasuo come va di moda ora. E probabilmente non lo farò. A meno che io trovi un paio di Yasuo, ma è così improbabile che dovrei stare tranquillo. Quindi probabilmente lo venderò. Una Dragon Claw, a quanto pare. Non è un buon oggetto con cui iniziare, onestamente. Ok, lo devo vendere, dai, ci sta. Ci sono due Woodland che ci possono sempre stare, poi c'è un Vladimir Taglia. Non ho ancora minimamente deciso che cosa fare. Una BT. Quindi sarebbe meglio qualcosa che non siano i maghi. Compriamo sta roba qui. Ma sai che forse preferisco prendere Varus? Varus al posto di Ornn. E? Vayne? No. Magari Warwick, ma ne ho due. Vabbè, mi sa che non prenderò Varus. Ok, non lo prendo. Sì, dai, vendiamo uno, due, tre. 4, facciamo il livello, mettiamo questo Warwick a caso e gli diamo una buona BT. Poi basta, perché gli altri oggetti li vorrei tenere. Questo lo posso dare a Nico, anche se è un po' sprecato. È probabile che comunque i Woodland io li venda alla fine, quindi ci sta. Nulla. Compro tutto, ma uso poco. Questo è quanto. Comunque è difficile che questo Warwick venga ucciso facilmente. Quindi alla fine è un team che dovrebbe riuscire a vincere le prime tre, quantomeno. Infatti è finito full vita, nonostante avesse preso comunque un bel po' di danni. Qui però non sono molto convinto su che cosa si debba fare. Posso vendere lui a comprare trash e fare un reroll e questo è quanto. Che schifo. Non c'è nulla che mi convinca qui, proprio niente. No, no, non ci siamo.
Due Talia, due Vladimir, è un trash, ma... Il resto è proprio roba un po' a caso. Vabbè, l'importante almeno è vincere le prime tre, poi si proverà a modificare un po' il team, suppongo. Sì, sto Warwick non muore comunque. Questo è buono. Io ho una P, una Magic Resistance e ho 3 gold, quindi 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sì, se riesco a prendere una cosa che abbia senso per il team Mage. Ah, peccato, si sono presi Vladimir, ma era anche ovvio. Potrei prendere Nautilus magari. Sì, dai, se prendo Nautilus non lo posso vendere, quindi no. Prendo Mundo per... Oddio, l'ho preso io. Prendo Mundo, sì, e vendiamo tutto. Sì, sta roba sì. E vendo anche Mundo, perfetto, 12 gold. 3 Nocturne, no, una Kindred Quest. Però così non so bene cosa fare. Se non che devo mettere il morello su Nico, quello è l'unica cosa chiara. E mettere, boh, un trash, suppongo. C'è un reroll. What? Intanto mi ha dato un Maokai, ma questo Yorick non mi serve a niente, lo devo lasciare qua. Vero? Sì. Pesante sto team. Per fortuna ho trovato un paio di cose interessanti, così magari me la gioco. No, non me la gioco. Minchia. Che brutta storia. Ha pure ammazzato con 4 champion, ma che è? Il mio Warwick non ha retto niente, cioè il mio Maokai non ha retto niente perché è stato subissato di danni e sono esploso. Questa è la realtà. Ok, io adesso questo lo tolgo, così posso fare un reroll. Ok, ci sto. E ci metto pure questa dove? Qui o lì? Ma sì, qui dai. Proviamo a insistere sul fatto che sto coso non debba morire. Avrei dovuto mettere Nico però sull'attack speed, non Vladimir. Ok, questa l'ho vinta, peccato la win streak ormai sia andata. Sto coso con 4 berserker mi ha fatto proprio i buchi. Vabbè, qui niente da comprare. Ancora ho lasciato lì Nico, ma vabbè, questi sono i golem, quindi non è importante. Però dopo lo dovrei spostare, se non cambio il team. Soraka, una spatola? Da dove è uscita? Non capisco da dove sia uscita quella spatola. Comunque non ci voglio fare né i light né i glacial, quindi faccio uno zefiro e lo piazzo qua. Questo lo mettiamo qui e questo così, perfetto. Ok.
Questo con 50 gold è anche giusto che non vinca, suppongo. Devo mettere Syndra al posto di Thresh, prendere le Blanche e metterla al posto di Ivern, oppure no, come non detto, rimettiamo tutto come era prima. Perché ho trovato un altro Ivern, quindi sarebbe un po' stupido. Mi serve comunque una goccia del mana e sarà molto difficile trovarla perché in questo meta il mana è improponibile, hanno praticamente eliminato un oggetto, quantomeno per chi non perde. La vedo male in questo momento. No. Qui non ci siamo. Ormai ho perso di nuovo la win streak, quindi vado con 30 gold a fare un altro round. Come va, va. C'è da dire che Maokai già solo in mid game non tanca più niente, purtroppo. Ok, questa è andata. C'è solo un mana, eh sì, non lo prenderò mai. L'unica cosa che posso pensare di fare è di fare un inferno e magari poi lo userò, non lo so, ne dubito. Di certo non mi serve un light, quindi... Vabbè, mi prendo comunque la P se riesco. Perfetto. E mi piglierò Syndra. Che devo fare? Mi hanno lasciato due Magic Resistance. Almeno una Syndra a 2 stelle. La mettiamo qua. Va bene. Sono tentato di mettere... Una serie di zefiri notevoli. Ma Nico è riuscito a non ultare niente, ma come ha fatto? Va bene. Oddio, l'inaspettato. Syndra li ha shottati. Sì, beh, non si fa di certo adesso il livello, magari dopo i lupi. Devo tenere duro. Mamma mia, sto tizio è scandaloso. Ha già 6 Berserker, 1, 2, 3, 4, 5 champion a 2 stelle. Chiunque se lo trova contro perde un sacco di punti. E sono io, voilà. Lo sapevo. Mi raccomando, Vladimir, non fare un double cast, non sia mai. Madonna, quanti punti. Ah, ma che è sta roba?
fa veramente schifo sto tizio. Ha pure il locket su Oliver. Come si tira giù una roba così adesso? Non siamo manco ai lupi, questo c'ha già un team completo, gli manca solo qualche champion. Un Veigar. Vabbè, intanto io ho trovato le Blunt, quindi posso anche togliere chi? Ivern, sì. Per il momento sicuramente lui. Questo non mi serve a niente. Questo mi serve a poco. Mettiamo sta roba qua, facciamo il livello. E mettiamo Nautilus. Almeno 4 Ocean dovrebbe andare un po' meglio. No, sta roba non regge in questo momento. Al di là delle cose inutili che sto comprando, questo è simpatico. Quasi quasi vendo. Ma è che non avrò mai il sesto Ocean, però. Boh, ho messo una nano, per quello che può servire. E dai, guarda quanti punti perdo con sta robaccia che è rimasta tutta in vita con niente. Lo sapevo che sarebbe arrivata una brutta partita. Già quella di prima non era un granché, me la son pure giocata male. Questa invece è proprio una tragedia. Non faccio niente con sti champion, non faccio niente. Fammi vendere sta schifezza. Nulla. Ho trovato un Nautilus. Mettiamo lui al posto di Trash, che ormai è rimasta una stella, ma sono lontano dall'avere un team decente. Questa è la versione sfigata dei 6 Berserker. Speriamo almeno di battere lui. Ok, almeno lui l'ho battuto. Tra l'altro, ho pure eliminato Porello. Almeno non sono io l'ottavo. Vediamola dal punto di vista. Picco per secondo e c'è solo un mana di nuovo. Ed è pure su Amumu. No, ma che cazzo dico? Ci sono due mana, sono pure rincoglionito. Se li fregheranno tutti e due? No, uno è mio. Bene. Almeno posso usare la spatola su Nico fino a che trovo qualcosa di un po' più sensato. Poi dovrei mettere altri due maghi, ma come faccio? Devo togliere Maokai per farlo. L'ho venduto in tempo, so che non sembra, ma. A sto punto mettiamolo qui, dai. Poverino. Già deve carriare. Come fa? Mi vendo Thresh, che tanto non sarà a fare i Warden che mi cambia la vita. Mi tengo i 4 Ocean fatti con Nami, che vabbè così. Almeno un po' di CC in più, che qui i miei danni sono molto lenti ad arrivare. Questo sembra affrontabile, onestamente. Ha tante robe a una stella. Mi hanno subito avvelenato Nico. Bello. Nami comunque è buona. C'è poco da fare.
Nonostante fossi contro i Poison, i quattro Ocean hanno fatto il loro lavoro. Trovato taglia. Ora direi che è giunto il momento di fare questo. Sacrifichiamo i Woodland, ma teniamo i druidi. Aspetta, cosa ho fatto di sbagliato? Sì, certo. Che questo è sbagliato, ovviamente. No, e almeno questo ammazzalo, su. 6 Mage 4 Ocean, senza Warden. Ma non ho i druidi, cosa ho fatto? Ma certo che non ho i druidi, LeBlanc non è un druido. Se sono pirla, non è colpa del gioco. Era molto meglio. No, vabbè. Non era meglio. Dovrei trovare un malfight per fare una cosa un po' meno ridicola. Soprattutto dovrei trovare Brand, però quello non dipende da me, non l'ho ancora visto. Al di là del non averci capito niente, non è che abbia fatto delle scelte sbagliate, per quello sì, sia chiaro. Questa cosa è estremamente discutibile, ma boh, l'ho fatta. Ho 6 Mage e 4 Ocean, quindi dovrebbe comunque essere simpatico. Se lo riuscissi a fare a 2 stelle, sarebbe una cosa molto forte. Purtroppo invece è morto senza fare niente di che. Malphite, Malphite, sta per salutarci Zed al prossimo Malphite. Niente, Nami, Zed, ok, e ora non so più che fare, vendiamo a Mumu. Nami, 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 Nami. Nami e Malphite. Ce l'ho fatta! Non so come, ma ce l'ho fatta. È solo nella posizione sbagliata, ma a parte quello è buono. Questo è il tizio tossico con i 6 Berserker. Non ce l'hai fatta. Il mio team è appena diventato molto forte, in effetti. Ora devo solo fare un paio di cose sensate, tipo queste. Ovviamente ho fatto tutto molto di corsa. Questo potrei anche toglierlo. Onestamente, è meglio. Finiti i soldi. Vabbè, Zed non mi serve a niente. Ok, basta. No? Vabbè, comunque se la deve giocare Malphite sta partita. Ha pure questo oggettino simpatico, quindi è forte. Beh sì, dai. È sempre una garanzia la combo Nami Malphite. Nonostante lui abbia comunque un team molto forte perché ha una Lux a 2 stelle, sono riuscito a vincerla. Il fatto che io abbia Malphite non mi penalizza per non aver preso Thresh, quindi è ottimo. Ora devo decidere cosa prendere. Prendo questo, lo do a Malphite. Mi sembra
un'idea non terribile, forse avrei potuto prendere un Gamblade, ma vabbè, non è così diverso e non è così male questo. Ora vendo tutto perché voglio cercare di fare o Brand o Veigar a 2 stelle. What? Eh no, e questo non me lo puoi dare, ora cosa faccio? Niente, non la prendo. Con chi la dovrei cambiare? Niente. Avrei potuto togliere chi, onestamente? Nessuno di questi quattro, perché se no li ho Shammal Fight, no, perché ha 2 stelle, gli altri erano Mage, l'unica cosa che potevo togliere per mettere Lux era Malphite, ma non me la sono sentita di togliere sto Malphite, soprattutto per mettere una Lux a 1 stella. Magari ho sbagliato, non lo so, ma intanto questa l'ho vinta. E magari non l'avrei vinta senza Malphite. Siamo ancora in 5, però bisogna proprio sputare il sangue in questo, in questa partita, anche solo per una top 4, a quanto pare. Niente, non trovo Veigar. Siamo fermi così. Veigar mi darebbe una mano con i danni singoli, sicuramente. Questo ha messo un altro Locket. Sono ottimista. Ok, già vinto. E siamo già in top 4. Ma siamo ancora a 4 e sono il più basso, nonostante la win streak. Oh, c'è Veigar, meno quello. Benissimo. Questo lo posso dare per forza o a Brand o a Syndra, perché Malphite non ha più slot. Non che sia pentito, per carità, va benissimo con quello che ha, però un po' di difesa in più gli fa sicuramente comodo. Nami ce l'ha già, quindi no, e quindi lo darò a Brand. Alla fine Brand è comunque un champion molto forte. E sarebbe un peccato non dargli il Morello. Ok, non mi resta che continuare a vedere cosa succede. Ora può finire in qualsiasi modo, questa ha fatto. What? 3 Locket su Volibear a 3 stelle, io non li ho mai visti, proprio mai. Che non è nemmeno un'affermazione così difficile da credere, perché what the fuck is that? Questa prima l'ho vinta contro di lui, vediamo se. No, 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 devi ultare di nuovo, Malphite, non puoi morire, no. Dai, che forse è vinta. Buono. È forte questo team, c'è poco da fare. L'ho eliminato, grande. Siamo rimasti in 3, questo ha 1000 punti. Io purtroppo no. E ora potrei pure evitare di comprare Brand. Quando mai nella storia dovrei essere in grado di fare. Sì. Direi che il più credibile di questi è Veigar. Non volevo comprare le Nekt, vabbè. Sono contro questo. No, il poison no, che brutta cosa. Sono fuori. Peccato. Peccato, ci speravo. Questo ha perso dal mio. Cioè, ha vinto contro il mio Ghost. Allora sì, dai. Dovevo arrivare terzo. Fammi vedere i punti.
Va bene, 18 punti, siamo a 62, è comunque più in alto di come ho iniziato oggi. Se riesco farò ancora una partita molto più tardi, ne dubito onestamente, quindi non aspettatela, ma se arriva arriva. E ciao, a dopo o a domani.